ma mi sa eccellente in particolar modo il San Marino. Ci sta sempre di tanto per anche la parte fondamentale di questa roba, anche all'inizio questa roba così, cornetto, bla bla bla, eccetera. E più tardi, ragazzi, la qualità dei prodotti è super, non è buono, è super. A più tardi, la tavola, mi hanno fatto 2-3 sale. No, qualitativamente, ragazzi, è quello che è. No. Allora, servizio limousine. Adesso io vi voglio fare vedere, vedete, a prescindere dal fatto la grandezza dell'otero, però io vi voglio fare vedere, se la riusciamo a vedere, la camera. Ah, ma che leccamo, guarda, non si fa scicca. Allora, voglio far vedere la camera nostra. Eccola là. Allora, non è questa, ma è la camera in cui la suite che noi abbiamo preso. Dove vedete la cupola? Quindi questa, ed è una suite enorme, prende diverse finestre sia di lato, dall'altro. Allora io adesso ve la faccio vedere, perché questa è la suite che abbiamo preso 3 anni fa, quindi non è molto. Quindi vabbè, la suite che abbiamo preso 3 anni fa mi sembra intorno ai 700 euro al giorno, una cosa del genere, però comunque siamo rimasti 2 giorni, perché poi siamo andati all'hotel Emperadoro, perché questi qua sono hotel, a me non piacciono tutta questa cosa di ricchezza, però devo dire la verità, la qualità dei prodotti stamattina alla colazione eccellenti. Ci stanno tante cose che comunque differenziano un hotel così dall'hotel per esempio Emperadoro. Quindi adesso vi faccio vedere la suite. Non vi preoccupate. Ah, ragazzi, stiamo contrattando il prezzo, perché dobbiamo andare in quell'altra che è una suite bellissima, ve la faccio vedere. Però questa non è che è male, però l'altro ci sta il balcone sulla strada, invece questo è su questo capannone qua, l'altro invece è sulla strada, balcone circolare, salottino d'ingresso. Ragazzi, e questa qua rappresenterebbe la suite, non vi spaventate delle finestre. Allora, il letto. Allora, poi si va in questa stanza dove c'è il cesso, quindi vediamo subito le condizioni igieniche. Prima cosa, sempre vedere cessi, condizioni igieniche perfette. Là. Poi si cammina e qui c'è un altro cesso. Cesso però con doccia. Aspetta, fammi vedere la doccia. Condizioni igieniche. Cesso 2, doccia 1. Voilà.
E poi c'è il salotto, che sarebbe questo salottino d'ingresso. Ah, proprio bella sta stanza. Quando allora ha detto fa lo stesso prezzo, 486 euro al giorno? 5. Aspetta, 486 euro al giorno, ragazzi. 85. Il balcone circolare. Poi ci sono tutti questi steri. Voilà, ragazzi. Richard. Stiamo chiamando a qualcuno perché ti deve aprire questa benedetta finestra. Che non si apre. Guarda. Così sta per crescere. Ci prendiamo così di fresco. Allora, questa suite ce l'hanno fatto lo stesso prezzo dell'altra suite che avete visto, 486, costerebbe molto di più. Perché noi siamo a fare un salone, due salve, ah ragazzi, la stanza ve l'ho presentata, una bella doccia, cozza, ci scendono poco, ci vorremmo poche situazioni qui a come si chiama qua, Madrid. Allora, a tutte loro. Saluto a tre, Si è andato lì, ma prepararsi lì, ancora visto. Oh, bello. Bellissimo. Ma cartolino. Mi piace un tipo tuo. Non direi che la questa qua la presa nella grande via. Sono tutta la fonte. Come il bureau della maison. Esatto. E fana, cosa? Si sono venuti ad aprire le finestre. Un attimo che... Ah. Oh, dark, ma proprio... L'angelo! Ma è proprio l'angelo! Bella, bella città! Mi sono proprio avuto! Ah, stanno pure su giulello, stanno pure su giulello, andiamo a vedere dall'altro lato. Quindi vediamo dall'altro lato. Bello il balcone. E non vado. Specie di carione, che roba è? Bello, che sto fatto la gente quando era basso, giocare con me. Boh, non so. Allora, eccomi qua. Allora ragazzi, iniziamo la nostra storia. Con questa puntata finiamo così. E quindi iniziamo la nostra storia, andiamo a vedere un po' che cosa ci offre questa Madrid. Voilà. Allora, a più tardi, tutte le garage con anche la melodia che è praticamente finita. Ciao ciao a tutti. Ah, fa proprio cavara. Ah. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno, sono uscito dal mamma, sono le 7:10 e adesso mettiamo al caffè, poi più tardi ci vediamo, ci sentiamo, non so cosa faremo, ma cosa sa, è tutto in oro. Meglio due doppi espresso, guardate che mi hanno andato. Oh, mamma mia, esagerato. Quando uno dice due doppi espresso, si intende due caffè separati, non la stessa tazza.